Proviamo adesso a raccontarvi una storia complicata e terribile, quella di Enrico Forti, un italiano detenuto in America da quasi 12 anni. Iniziamo così. Ecco, quello che abbiamo visto è l'inizio del documentario sulla morte di Gianni Versace, realizzato da Chicco Forti, da Enrico Forti. Con noi in studio abbiamo Gianni Forti, lo zio, e anche Andrea Casari, l'amico. Allora, vorrei invece adesso parlare con lo zio. Da questo documentario iniziano, secondo voi, secondo lei, i guai per Chicco, per Enrico. Come mai? Perché Chicco Forti è stato coinvolto in un caso dove l'accusa è stata, diciamo, inconsistente e quindi è stata mal impostata, e peggio è stata la difesa. Lui si è trovato in una situazione dove non ha potuto difendersi e è stato condannato all'ergastolo, da dove può uscire solo da morto, senza che ci fossero prove di nessun tipo che lui fosse direttamente o indirettamente coinvolto nel caso. Quindi qualcosa ci fa pensare che diciamo, l'accanimento verso di lui sia stato dettato da fattori esterni al processo stesso. Siamo chiaramente nel campo delle congetture, però sul fatto che lui abbia realizzato quel filmato e che abbia in qualche modo detto che la procura di Miami, o comunque chiunque abbia portato avanti l'indagine, non su Versace chiaramente, ma sul presunto assassino Andrew Cunanan, non rispondesse alla verità dei fatti, e lui ha fatto una ricostruzione che diciamo contrastava chiaramente con la versione verità, ufficiale, sì, fatta. Alla versione ufficiale fatta. Allora, vorrei farvi rivedere una cosa, vediamola insieme. Allora, vediamo un po' come si chiama Sabrina. Questo signore si chiama Chicco Forti, viene da Trento e si presenta sulla storia del windsurf. La storia del windsurf. Vedete com'è bello abbronzato, lui è sempre in mezzo all'acqua. Cesare Cantagalli nella prova di salto. La risposta esatta al nuovo campione Chicco Forti. Signor Forti, complimenti, è il nostro nuovo campione in carica. Telemike del 1990, lì vince Andrea Casari 120 milioni di lire, e proprio da lì parte poi per l'America. Che cosa andava cercando Chicco nell'America? Beh, Chicco, tanto lontana, però è sempre stato una persona che non riusciva a star fermo, in Italia si sentiva un po' ingabbiato, diciamo, per cui sicuramente tra il resto lo sport, il windsurf, lo portava in America, e in America voleva cercare diciamo fortuna, per cui grande memoria, praticava windsurf, sì. Donne, chiaro. Fortuna, perché poi ha vinto dei soldi, sposato con Miss America, ha avuto dei figli, aveva tre figli, e poi ha iniziato a comprare e vendere le case a Miami. E forse quel paradiso è stato un po' una trappola, possiamo dire così? È stata una trappola, nel senso che si è imbattuto in personaggi che dopo si sono rilevati altamente dannosi per lui.
come può dire magari meglio Gianni. E che poi l'hanno portato, diciamo, a quello che abbiamo visto, a 12 anni di carcere. Allora noi andiamo invece a poco dopo l'arresto, il TG3 è andato in carcere a intervistarlo. Sentiamo quindi questa intervista.